Il Cairo non è più una città sicura. Le rivolte contro il presidente Hosni Mubarak hanno avuto un effetto non voluto: eliminare del tutto la legge dalle strade. Tra gli abitanti della capitale egiziana c'è paura nello svolgere le normali attività quotidiane. Tutti vanno in giro armati di coltelli, i genitori hanno chiuso in casa i propri bambini perché hanno paura, la polizia è fuggita, ha abbandonato il paese. Tra noi abitanti nessuno vuole che rimanga il presidente, ma questa è una questione che affronteremo successivamente. Il problema adesso è che il governo non è presente, dobbiamo proteggerci da soli, le persone fuggite di prigione minacciano chiunque abbia dei soldi in tasca. Il difficile compito di far rispettare la legalità nelle strade è rimesso all'esercito. Mandati da Mubarak a sedare le rivolte contro il suo dominio sul paese, i militari hanno il loro bel da fare a contrastare la comune delinquenza.